Sì, ok. Hai perso pure questa settimana, vai. Vaffanculo. Vaffa, hai perso pure tu, perché il fantacalcio è pure il tuo, riportacci. Lo so. Che cazzo. Vogliamo dire come ho perso, perché ragazzi, cioè, no, ma cioè, dici, oh, segna Higuain, segna Dybala, segna Belotti. Che stai a dire? No, perché ti ricordi me sa chi gli ha segnato? Ma, sì, 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 no, lo so che mi ricordo. Però fammi una cosa, senti, ne parliamo con ordine e con calma. La calma tua, apparente, dopo la sigla, dai, forza. Risultati del fantacalcio. Niente, non ci si vuole stare, eh? Niente. No. No, me rode il culo. Comunque, ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Siamo tornati con questo nuovo. Abbassiamo un po' la telecamera, perché sì, infatti mi abbassa. Mo' meglio. Siamo tornati con questo nuovo Gabomen Atletico Van Gogh. Che quando segna come un treno, fa ciuff ciuff. Ha fatto ciuff ciuff due volte nel bucio. Questa la sapevo. Dai, ricordavi. Vabbè. Allora, ve leggo le formazioni. Oh, che è successo? Aspetta, che ci metto un secondo. Ecco. Allora, ve leggo prima la formazione mia. Mi voglio levare il pensiero. Quanto me rode il culo. Fa sti cazzo dei video del fantacalcio quando perde. La quarta sconfitta consecutiva. Mi si è rovinata una stagione del fantacalcio per quattro partite. Da primo in classifica, una figura de merda. A quanto stai? Lasciamo per, te lo dico dopo. Okay. Donnarumma un po'. Basta, ce la faccio. Basta, rotto il cazzo. Ma rotto il cazzo, non ce la faccio più. 5.5-2, 3.5 spaperato. Ma li mortacci, cioè, mia. 5.5 è pure troppo come voto. Cioè, meno 2, 3.5. E io gli avevo 2 praticamente. Bastante, sì, sì, ce l'ha tanto, avrei perso comunque. Però appunto, ho fatto la cazzata e lo ripeto tutte le settimane. Donnarumma, unico portiere. Io che pensavo che con Bonucci che spostate veramente gli equilibri, li sposta ma li incontra. Vabbè. Niente, vabbè. Danilo. Danilo. 6. Okay. Udinese ha vinto 18-0, ha preso 6. Vabbè, appunto, non ci hanno. Ma che cazzo, scusa, è almeno 6.5. Ma perché 6.5 se vede che non ha difeso, non ha dovuto fare niente. Ma come non ha dovuto fare niente? Ma almeno 6.5 se dà. Ma perché glielo dico? Ma che cazzo? Ma che stai? Vabbè, Benatia. Benatiata, ecco, ci ha purgato. Cioè, l'unico che non volevo mi segnasse ma ha segnato. E ci ha inchiappettato alla grande. Ecco, 7+3=10. 7+3=10. Manolas 6. Manolas 6. Vabbè, ci può stare. Ci può stare. D'Alessandro veniva riportato titolare fino all'ultimo. Non si sa perché non ha più giocato. Non ha più giocato da cascotta. Non ha giocato, non ha più giocato. Domina chi entra? De Rossi. 5.5. Più ammonizione 5. No, io non volevo che entrasse perché sapevo che avrebbe fatto schifo a fanculo. Niente, è entrato comunque. Brozovic 5 più ammonizione 4.5. Benissimo. Cioè Brozovic, prima che lo prendessi io al fantacalcio, faceva le doppiette che fioccavano come le madonne. Lo piglio io, non segna più e se fa pure ammoni. E gioca pure male, 5, 4.5. Uno scandalo, va Quadrado, bene. Quadrado 6 più ammonizione 5.5. Secondo me ha giocato da 6.5. Sì, quindi un 6.5 lo poteva avere. Quindi era 6, quindi un altro mezzo punto me l'hanno inculato. Poi Florenzi 5.5 ci sta, l'unico che c'ho niente da dire. Tero 5.5, questo non ce vede manco. 5.5. Non ce vedo perché ma il telefono fai così. Ma col telefono, la Fiorentina che ha fatto? Ha vinto, mi pare. A Fiorentina, ma che ne sa, ma che ricordo, mi ricordo. Vabbè, comunque sia, sì, mi sa che ha vinto, però Tero ha preso 5, ma ha giocato una merda, evidentemente. Vabbè. Mertens riportarci segna più manco con le mani. Però ha fatto 2. Ma che cazzo ci faccio con l'assist? Ho capito, sarà meglio. Santa la Madonna! 6.5 perché è stato ammonito, sarebbe stato 7+2 assist fino a 8.5. In totale e Sharawi 5. Sharawi 5, sì, perché in effetti ieri ha fatto poco e niente, tranne fatto un'occasione i cavalli che gli è capitato, che se entrava magari. Szczesny, passiamo a Papyrus. Atletico Van Gogh ciuf ciuf. Ah, Szczesny c'aveva in porta. C'aveva Szczesny 7. Vabbè, stendiamo un velo pietoso. Nuitink, chi cazzo è? È quello che sa del Verona, non mi ricordo. 6. Vabbè, ha preso 6. Vabbè, non so sto cazzo gioco. De Vrij, De Gea, De Vrij, De Vrij, 6.5, vaffanculo. Ertuğ ha preso 4, me coglioni. Ammazza. Andiamo avanti, perché tu hai mai vinto al fantacalcio? Sì, e te mai? Sì, 6. 6, ha preso. E te mai? Sì, ha preso 6. 6. Ilicic. Allora, c'aveva un panchino, stiamo ben a sentire. Primo panchinaro Ramirez, 9.5 totale che ha segnato a Napoli. Dico, meno male è entrato Ilicic, sto tranquillo, sto a posto. Zacchete, riportacci 7+3=10, gol uguale. Perfetto. C'è stato un cazzo da fare. Ciciretti 6.
senza infamia e senza lode. Cazzo, il pavimento a pezza è riuscito a prendere la sufficienza. Volevo sgranare mezzo punto di qua, mezzo punto di là, 5 punti di più, io magari arrivavo al pari. Poi? Lazzari. Alzati e cammina, 6 e mezzo. Che è della spalla, se non mi sbaglio. Ma che cazzo, 6 e mezzo. 6 e mezzo. Ha preso 6 e mezzo, ragazzi. Alzata a camminare, ha camminato pure troppo. Ecco, ecco la nota dolente. Questa è la nota dolente. La leggo dopo, Dybala. Dybala non ha giocato. Dybala non ha giocato. Chi quindi è entrato un certo Borini. Che ha preso 6. Ha preso 6, senza fame e senza lode. Pavoletti gli ha preso 5 perché ha fatto una partita di merda col Cagliari. Oh, vabbè, ok. Ma ragazzi, ma io posso perdere al fantacalcio? Santa la Madonna di Dio! Per chi? Per chi? Per destro. Destro che ha fatto doppietta, cioè non segnava, penso, dai tempi della Roma. Della madre, della nonna e della... No, mi sa che la settimana scorsa pure ma doppietta. Ma sì, ma sto dicendo, cioè per dire, fa un gol ogni 18 partite a sto giro della schiaffa di 2. Proprio perché sapeva che giocava contro te, quindi ha detto, senti, gioco contro il Gabbone a fantacalcio. 76 e mezzo lui, 65 io. Ma io non posso d'incazzo perché sono 4 partite che non me segna nessuno. Vabbè, ha segnato bene. Che cazzo ci fa? Vabbè, non me segna nessuno. È poco. E oh, ragazzi, il primo marcatore dopo 4 partite. Ma lo sapete che cosa significa 4 partite senza un giocatore senza che non te segna? In panchina c'avevo Schick, primo panchinaro, Mortacci, su, hanno assegnato. Ci ha mancato poco, ma tanto stava in panchina, tanto sarebbe panchina, entrato perché quindi non me fidavo. Te non segna più. Mertens di Mortacci tua, miglior marcatore Napoli, miglior attacco d'Europa. Mertens 97 gol, appiato io, non segna più. Segna più. Ma che cazzo? El Shaarawy fino all'altro giorno segnava. Terò ogni tanto segnava. Maxi Lopez, vabbè, quello lasciato perde. Questo è quanto. Se continua così, ragazzi miei, vado a leggere la classifica. Ma se sta a mettere veramente male la classifica, dai. Perché con 4 giornate dal primo posto il Gabbone attualmente quinto. È quinto. Una vergogna barra schifo barra me faccio schifo da solo. Allora, siamo al quinto. Leggi il decimo posto. Delfini Curiosi FC con 11. Peppone Culone a 13. Mi sta andando a ricchiappà. Atletico Vancouf a 17. Che la squadra con la quale abbiamo perso adesso. Real Saragnocca a 18. Lo Spoglios Hermanos a 20. Gabomen a 24. FC Pierpalion Pierpalion 27 ma superato, quindi da pari punti adesso a 3 punti sopra. Uccidiamoli del SIC, 3 punti sopra, 27 punti. Gladiator lo vincono tutti, solo io non vinco più, ma che cazzo, 29 punti. E passiamo alle cose fanta formali. Daniele Brogna 29 punti, quindi sono attualmente a 5, a meno 5. È tantissimo. È cioè uno che stava partire primo. Oh, stavo primo, cazzo, stavo primo a 2 punti di vantaggio dai secondi. Due partite, sì, due partite, che cazzo, quattro partite me la sono presa. Ma che può capitare? Può capitare. Mai successo un fantacalcio, sono 20 anni, 30, 50 anni che faccio fantacalcio, mai terze 4 partite di fila. Mai. C'è minimo, io volta arrivo sempre secondo al fantacalcio, mai arrivato sotto il secondo posto. Quest'anno arrivo ultimo, una vergogna, uno schifo. Arrivava secondo quando faceva il fantacalcio a due con lui. Ecco appunto. No, a parte no, è vero, no. Io tanti e tanti fantacaccio che ho fatto con gli amici, minimo sono sempre arrivato secondo. Poi con lui sì, uno contro uno, sempre secondo. Con me sempre le scoppole, a bucio di culo, Cristiano Lucarelli gli faceva 16 Lucarelli, gol. Girardino, Ibrahimo che ci avevano fatto 4-4 e 3 gol con la partita. Io c'avevo i peggio, io c'avevo i migliori. Ma diciamo che io c'avevo 30 punti di vantaggio al giro d'andata e che poi sei andato ritorno. 40 punti di vantaggio al giro del... Ma a parte quello che fantacaccio 2 non si può né vedere né sentire. Nei fantacaccio, quelli reali, quelli che faccio con minimo 7, 8, 10 persone, 12, 3, 25, t'ho sempre, sempre detto, bene, sempre detto benissimo, minimo secondo e sempre piazzamenti a primo posto. Ecco, vabbè, comunque la situazione per me è la figura del merda in pubblico, per me non è compromessa, quindi non ci è sarà compromessa. No, ci sarà tempo e modo di recuperare. No, vai proprio tranquillo, secondo me pure quest'anno riesci almeno ad arrivare secondo. L'ho detto adesso, l'ho detto adesso. Ecco, quindi e fu così, sembra stai a fa, io te più a carcia le palle. Io ho scavato dopo la fossa. Ecco, lasciate un bel mi piace, ragazzi miei. Vi chiedo anche io a voi nei commenti, ma anche nel sondaggio in alto a destra, che cosa ne pensate? Quanto arriverà il Gabbone questa se continua così? Oh, mi faceva ridere quando stavo primo in classifica. Quanto arriverà il fantacaccio? Primo, 97%, 98%, mo ultimo 97%, 98%, più perdo e più quella arriva a 100, nessuno metterà più primo, secondo o terzo. Mi piace. Commentate, condividete. Iscrivetevi al canale se ho fatto male. Alla prossima con un nuovo video, ve lo giuro su Dio. Ragazzi, se perdo, la prossima non faccio il video. Mi sono rotto i coglioni. Ciao, vaffanculo, bella.